In linea c'è il dottor Alessandro Trigila dell'Istituto Superiore di Protezione e Ricerca Ambientale, responsabile del progetto IFFI, inventario dei fenomeni franosi in Italia, che dovrebbe trovarsi in Sicilia se non sbaglio, o almeno c'è stata ieri, dottor Trigila. Sì, no, sono qui sul luogo a San Fratello, che è in provincia di Messina, appunto dove sono stato, dove Certo. c'è questo movimento franoso. Buonasera a lei e Buonasera. ai radioascoltatori. E Mario Sconcerti collegato con noi. Mario Sconcerti, ecco. Non si fa in tempo andare da una parte che poi in Calabria, quindi non molto lontano, c'è una montagna addirittura che scivola a valle. Insomma, veramente sono fenomeni molto simili, credo, no? Allora, io trovandomi in questo momento in Sicilia, no, non so dirle esattamente quello che, insomma, la situazione che c'è in Calabria. Di fatto, comunque, io appunto gestisco questo progetto che Certo. censisce tutte le frane sul territorio nazionale. Le frane sono più di 485.000 e quindi sono molto diffuse sul territorio. E ogni anno effettivamente, poi recentemente, come lei ha ricordato, anche Giampilieri a Messina con 35 vittime, insomma, si sono verificate tutta una serie di fenomeni franosi, ma anche poi Allora, in parte nelle questo, Alpi, eccetera. questo è determinato dalla struttura geologica de Esatto, dell'Italia, un paese certo. giovane, ancora Assolutamente, soggetto sì. a movimenti orogenetici, cioè si stanno sollevando ancora le catene montuose, soprattutto l'Appennino, e quindi è chiaro che in queste condizioni non c'è un equilibrio stabile. Credo che però l'uomo ci abbia messo un fattore importante di rischio. Sì, intanto ricordiamo che l'Italia è un paese fortemente antropizzato, cioè 59.000 nuclei urbani, che ovviamente sono più dei comuni in quanto sono comprese anche le frazioni o piccoli aggregati di edifici. Poi ci sono moltissimi chilometri di strade, autostrade, quindi 6.000 chilometri di autostrade, 1.600 chilometri di ferrovie, cioè 16.000 chilometri di ferrovie e 170.000 chilometri di strade. Quindi immaginiamoci che tutte queste infrastrutture, tutti questi centri abitati, in qualche modo vanno anche, alcune volte anche a interferire ovviamente con le frane, indubbiamente. E quindi, ma diciamo che quello che non c'è stata grande attenzione nella pianificazione territoriale, specialmente nel passato. Ecco, per Quindi mi andare riferisco al dopoguerra, agli anni certo. 70, Ecco, per diciamo, andare sul concreto, per esempio, un paese prego. come San Fratello, visto che lei si trova lì, Certo. ecco, 2.000 sfollati su 4.000 abitanti, quali sono le responsabilità umane su quella situazione, proprio specifica? Allora, certo, diciamo che sia il nostro progetto che e comunque e anche i piani di assetto idrogeologico, che sono dei piani che poi mettono i vincoli, avevano identificato sul territorio comunale una serie di fenomeni franosi, di cui alcuni erano anche attivi. Ora, occorre ricordare che ci sono stati anche degli eventi del passato, tipo nel 1922, che quindi in qualche modo testimoniano la pericolosità dell'area. Diciamo, tra la sfortuna e la fortuna è che sono fenomeni relativamente lenti e quindi non determinano rischio per la popolazione dal punto di vista quindi di danni a persone. Però rimangono sicuramente quelli che sono i danni agli edifici. Infatti c'è tutto il settore orientale del centro abitato che ha subito notevoli danni e quindi è stato evacuato con un'ordinanza appunto Ecco, però del una sindaco. caratteristica di questi fenomeni, lei credo che me lo possa, è che non sono fenomeni improvvisi, no? No, assolutamente. Sicuramente non sono fenomeni improvvisi, si riattivano in concomitanza con precipitazioni intense, quindi le precipitazioni sono il fattore, diciamo, innescante. E quindi in qualche modo non sono prevedibili perché, diciamo, cioè, in maniera molto precisa, perché ovviamente quando parliamo di previsione Ecco, può dobbiamo dire succedere dove, come e in quando. qualsiasi momento, però si sa che in una situazione come quella di San Fratello, piuttosto che come quelle Di calabresi, che sono tanti, Giampilieri o Giampilieri, Cutrate, eccetera, certo. eccetera, non si sa quando, ma si sa che succederà che si stacca un pezzo di Certo. montagna o cose del genere, Certo, insomma. diciamo, sì, assolutamente, diciamo che ci sono certe aree dove la prevenzione al dissesto è certo, cioè prima o poi dipende anche con quello che noi definiamo il tempo di ritorno, cioè bisogna verificare quando si verificherà, però diciamo che è abbastanza certo, specialmente in alcune regioni dove ci sono questi punti, specialmente per i fenomeni lenti, quindi regioni tipo l'Emilia Romagna, Marche, eccetera, che sono dove
le frane ci sono da 400 anni, insomma, sostanzialmente, e si riattivano, quindi hanno periodi di attività e periodi che noi chiamiamo di quiescenza, cioè periodi in cui le frane poi... Ecco, questo per dire che ci sono zone, certo, ci sono situazioni in cui sostanzialmente non si dovrebbe costruire. Assolutamente sì, cioè diciamo che secondo me dal punto di vista poi di quelle che sono... Sicuramente le risorse, diciamo, vanno indirizzate su tre azioni fondamentali. Una è l'azione conoscitiva, cioè conoscere e aggiornare sempre le carte, quindi mappare le frane, quindi cartografarle, avere delle carte aggiornate in modo che poi i pianificatori territoriali, cioè le autorità competenti a livello locale, possano poi procedere quindi a fare una corretta urbanizzazione, quindi a ubicare le aree di nuova urbanizzazione in aree sicure, e questo giustamente, quindi da un certo punto di vista la pianificazione, un'altra e quindi la conoscenza e poi la pianificazione. Un'altra parte delle risorse andrebbero investite in sistemi di monitoraggio che consentono di misurare comunque gli spostamenti delle frane. E quindi sono interventi non strutturali, cioè non realizzando opere di ingegneria, che però consentono poi di attivare quelli che si chiamano piani di emergenza di protezione civile. Una difesa proprio individuale. Facciamo che io mi devo comprare una casa e vado in un paesino intorno a Roma, nel caso specifico, certo, se no in qualche altra cosa. Come faccio a capire, se non sono un geologo, che magari quella casetta carina che sta su quel costone roccioso sia sicura? Cioè, nel senso che magari non investo dei soldi per comprarmi una casa che magari alla prima pioggia mi scivola a valle. Ecco. Certo. Allora, in linea generale l'ISPRA, cioè l'istituto di cui faccio parte, cioè l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, ha predisposto già dal 2005 una cartografia online, quindi che tutti quanti i cittadini, anche o anche gli amministratori, chiunque, anche i ricercatori, possono consultare. E su questa cartografia sono riportate ovviamente tutte le frane che sono a noi conosciute, ovviamente. Ora però questo è diciamo il nostro lavoro, è quello di raccogliere i dati e diffonderli. Ovviamente poi però se uno vuole avere un'informazione più precisa su un sito specifico, cioè su una singola palazzina, diciamo, o casale, allora in quel caso poi sarebbe necessario comunque un approfondimento successivo di un geologo che fa un sopralluogo in situ, insomma, quindi facciamo un sopralluogo proprio sul terreno, perché ovviamente poi diventa un'analisi che va fatta con maggiore precisione. Però per avere una prima idea sul rischio da frana dell'area in cui uno vuole appunto acquistare un terreno, un immobile, oppure anche cominciare un'attività produttiva, è opportuno che consulti sicuramente questa cartografia, insomma, e la può trovare appunto anche digitando su Google progetto IFFI, troverà il sito e da lì potrà andare IFFI, poi a con due la con due F IFFI, sì, con due F. IFFI. Ecco, perché in Italia, mi pare che in Italia comunque ci sia, come dire, una certa rassegnazione, cioè a dire vabbè, dai, questa... ma proprio a me dovrà succedere che magari mi si scatena la frana, o piuttosto c'è il terremoto e mi butta giù la casa che con tanta fatica ho costruito, voglio dire, ed è una delle cose peggiori che possa succedere ad una persona, insomma, investire i propri risparmi in una casa che poi magari te la ritrovi al mare piuttosto che sbriciolata. Esatto. Insomma. Diciamo che ci sono state anche delle politiche di condono edilizio nel passato, intendo, ovviamente, che non hanno favorito diciamo una prevenzione del rischio, ovviamente, perché se io condono una casa, quindi da una casa costruita abusivamente, la condono, diventa regolare, però se la casa è costruita appunto in un terreno pericoloso dal punto di vista delle frane, quello lì, diciamo, non è una scelta azzeccata, diciamo, dell'amministrazione di regolarizzarla. Certo. Quindi occorrerebbe fare attenzione quando l'amministrazione decide di condonare appunto gli edifici, se questi si trovano anche in zona a rischio idraulico, tra l'altro, perché non ci sono solo le frane, ma ovviamente ci sono un sacco di cose. Certo. È quello che è successo per esempio ad Ischia, no? Quindi ci sono zone che sono soggette ad alluvione. Ischia è una situazione molto complessa, perché ci sono delle piroclastiti che sono delle litologie, cioè dei depositi cineriti, ci sono delle ceneri incoerenti, no? Che si incoerenti che se piove in abbondanza poi si producono molto facilmente quelle che vengono chiamate colate rapide di fango e detrito.
sì, Mad Flow. Poi è molto urbanizzata purtroppo anche Ischia, certo. Quindi più case ci sono, no, poi prego. E questo è un problema di tutta quella zona della Campania sostanzialmente. Assolutamente sì, quindi tutta la costiera amalfitana e poi insomma Sarno, Brasiliano, eccetera, dove, certo. Dove sono gli stessi terreni sostanzialmente. Allora dico che da un punto, proprio su Sarno abbiamo fatto uno studio per capire se la pianificazione territoriale era stata corretta, quindi abbiamo verificato l'espansione urbanistica più o meno dagli anni 50 fino al 2000 e abbiamo visto che c'era stato un incremento dell'urbanizzato del 500%, cioè l'urbanizzato era cresciuto 5 volte, il rischio è cresciuto 9 volte, cioè il 900%, perché purtroppo nel comune di Sarno si era deciso di costruire purtroppo nelle zone più a rischio, quindi allo sbocco per esempio dei Valloni, dove era stato peraltro costruito anche un ospedale, ora Sarno c'è stato nel 98, sono passati più di 10 anni, ma insomma è ancora viva nella memoria insomma il fatto che ci sono state poi 160 vittime. Ecco, direi che se c'è stata questa mancanza di consapevolezza da parte del cittadino, di memoria storica, devo dire che tutti questi eventi cominciano invece a preoccupare i cittadini, che quindi sono anche più consapevoli dei rischi che gravano sul loro territorio, insomma dove vivono sostanzialmente. Direi di sì, insomma, controlliamo prima perché poi, ecco, ma poi possono succedere cose molto gravi o comunque è grave anche perdere la casa. Ecco, ma a proposito di perdita di casa, per tornare proprio al luogo in cui lei si trova, a San Fratello, i 2000 evacuati potranno tornare alle loro case prima o poi, secondo lei, oppure no? E allora, per una parte sicuramente no, nel senso che comunque ci troviamo di fronte a una frana attiva, ancora non conosciamo bene l'entità, quindi la superficie di scivolamento, cioè la profondità di questa frana, ma di fatto ci sono tutta una serie di fratture lungo la viabilità principale e secondaria che impediscono il rientro, cioè assolutamente cioè gli edifici non sono più agibili, insomma, e quindi non credo che potranno rientrare a breve nelle case, perlomeno una parte. Una cosa tragica. Di un centinaio di edifici, certo. Quindi di palazzine. Quindi insomma è una bella fetta del. Una brutta situazione per una grande parte dell'abitato. Ecco, vuole ricordare quel numero che ha dato prima di quante sono le frane attive in Italia? Attive, diciamo complessivamente le frane sono 485.000. 485.000, un numero pazzesco. Queste sono le frane che si sono verificate ovviamente. Anche dal punto di vista storico, cioè il nostro archivio parte dal 1116 e arriva fino al 2006 aggiornato. Ecco, una cosa importante che volevo un attimo sottolineare, chiedo scusa, rubo anche ancora un minuto, che è opportuno, oltre a finanziare sicuramente gli interventi strutturali, è di rifinanziare questi progetti che sostanzialmente con un costo relativamente contenuto riescono a tenere informati e aggiornati sul dissesto sia la pubblica amministrazione, i cittadini, cioè noi riteniamo che la fase conoscitiva è una fase fondamentale per la prevenzione, proprio perché, come dice lei, se un cittadino spende diciamo 100-200 mila euro per costruirsi una casa, ma preventivamente invece si rende conto che questo terreno non è idoneo, ovviamente non va a buttare i suoi soldi. E quindi diciamo informare il cittadino, perché sostanzialmente è quello che è un principio di autotutela poi alla fine, perché il cittadino informato si tutela da solo più che il vincolo, perché poi invece il vincolo subentra il fatto di voler di non rispettare il vincolo, invece se il cittadino capisce perché c'è il vincolo, e quindi secondo me la fase di comunicazione, di informazione, insomma informiamoci. Allora grazie al dottor Alessandro Trigila dell'Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, responsabile del progetto IFFI con 2F, quindi cercatevelo anche su Google, perché questo è l'inventario dei fenomeni franosi in Italia, e quando uno sta per comprarsi una casa o costruirsi una casa, magari se sa che prima che un'occhiata. Ecco, dategli un'occhiata. IFFI, grazie dottor Trigila. Buonasera a lei e ai radioascoltatori. Grazie.